questo libro è nato dalla sollecitazione di molti amici e amiche. E diciamo che ha vinto Roberta Filippini, perché è stata la più costante, che ha detto dobbiamo farlo, ti aiuto io, vedrai. Perché io avevo un po' di pudore, cioè, in fondo chi sono io per fare un libro che la gente interesserà? E invece poi tutti hanno detto, ma no, insomma, con tutto quello che hai fatto, il tuo passato. E allora ho accettato e sono contento di averlo fatto, ma sono molto intimidito. Ma davvero, alla mia verde età, sono diciamo che ho paura. Una cosa abbastanza doverosa fare un libro su Beppe Modenese, perché lui è un grande personaggio della moda. Lo è prima di tutto perché è colui che in realtà ha intuito l'importanza di portare la moda a Milano. Lui ha fatto in modo anticipato molte cose che per noi oggi sono normali. Il rapporto tra la moda, la mondanità, il glamour, lo stile di vita. E poi lui è stato PR quando non esistevano i PR, è stato internazionale quando ancora non lo eravamo. E poi soprattutto, ecco, questo esce dal libro e sarebbe un po' un messaggio per oggi. Lui ha mirato sempre al proprio successo, come giusto che sia, ma convinto che il proprio successo dovesse passare attraverso il successo del sistema. Questo è stato il grande segreto del Made in Italy in quegli anni e di Beppe. Questo spirito bisognerebbe riprenderlo oggi e riscoprirlo un po'. Non era molto difficile intervenire perché comunque è una figura iconica, una figura importante, è stata forse l'unica figura che quando io ho iniziato a lavorare mi faceva paura. È stato bello soprattutto il fatto che la moda italiana si è imposta nel mondo così rapidamente, perché noi abbiamo in fondo alle spalle diciamo 40 anni di carriera e di successi, ma la moda francese è cominciata molto prima di noi, per esempio. Nel mio libro mi pare che l'ho anche scritto che quando Bettina Ballard, che è stata la grande papessa della moda americana, era la più grande giornalista, quando è venuta a Firenze e ha visto le prime sfilate, ha detto: io vestita secondo la moda francese mi sono sentita démodée. E questo è stato il grande successo per noi. Io purtroppo nel mio libro non ho molte fotografie di moda perché ho privilegiato anche la mia vita privata, ma io ho fatto tutte cose che nessuno aveva fatto. Sono riuscito a convincere gli stilisti che erano a Firenze a venire a Milano, a accettare di sfilare tutti insieme, che era stato veramente un grande successo, convincere il presidente della fiera a darvi due sale gratis, perché io non c'avevo una lira, Camera della Moda non esisteva, le sfilate come erano fatte prima io le ho cambiate, le illuminazioni, il modo di sfilare, le ragazze, insomma è stato un cambiamento e ho avuto anche fortuna. Io mi ritengo un uomo fortunato.